pazze di giornata. Quando in Prato di Lippino pascolavano più di 100 mucche, nemmeno l'erica veniva risparmiata. Davanti alle nostre case c'era sempre una bella spazzuia portata di mano, ma per quanto uno insistesse nel voler tener pulito, il profumo di bazza te lo portavi addosso anche in corriera. Oggi? Ah, non si sente più profumo di bazza. Una volta qualche milanese in vacanza diceva: «Uè, ma che odor de merda che gende che il paeschi!» Oggi nessun milanese in vacanza dice: «Uè, ma che odor de merda che gende che il paeschi!» Però è un vero peccato, perché quel profumo era inconfondibile e ti faceva sentire a casa tua. Certo, è davvero strano e buffo constatare che la cacca possa metterti il cuore in nostalgia. Forse non si vive il presente come un oggi da mangiare con sano appetito. O forse il futuro è una nuvola targata paura. Il passato è già stato e nessuno te lo può togliere. Ecco perché anche la bazza ha un suo valore spirituale. Ma non sono mica impazzito per caso, eh? Spiritualizzare la cacca. No, però mi ricordo una cosa. Una volta col Berto e il Pasqualino abbiamo fumato la bazza secca tritata con le mani, arrotolata nella carta del pane, che l'era bella sgrusera, e mi ricordo un sapore, ragazzi, un sapore paradisiaco. Dio, che tempi meravigliosi. Geru tempi da bagi e musche, quelli lì.